Benvenuti al mio nuovo progetto. Questa sarà una serie di video sulla cucina, che è una delle mie passioni. Allora, oggi siamo qui per preparare dei pancake, ma non sarò da sola, avrò un aiuto, che è Ozi. Di pancake possiamo trovare molte ricette, infatti io guardando i miei libri ne ho trovati ben 4. Per esempio, nel grande libro dei dolci abbiamo una ricetta di pancake e ci spiega anche che possono essere usati il latte o il latticello, più o meno farina, più o meno uova, però insomma più o meno siamo sempre lì. Poi abbiamo invece Buon Appetito America, che è un libro fatto proprio da un'americana, dove infatti usa il latticello, che però io non ho e quindi userò il latte. Poi abbiamo il libro di Nigella, che lo so che si chiama Nigella, ma intanto io non la chiamo Nigella. Lei invece ci propone un preparato per pancake da poter usare poi alla mattina quando non abbiamo tanto tempo, ma più o meno è sempre l'impasto è sempre uguale, ma il latticello sostituisce il latte. Poi abbiamo anche la grande pasticceria Dolci dal Mondo, che invece ci propone una versione di pancake addirittura al cioccolato, molto carini. Insomma, possiamo trovare tante versioni di pancake, questa è la mia versione. Allora, iniziamo subito. Intanto, per prima cosa, ci serve della farina. 130 grammi. Che mettiamo direttamente nella ciotola, perché anche se fanno i grumi non importa, quindi non c'è bisogno di setacciarla. Poi, insieme alla farina, mettiamo un cucchiaio di zucchero. E un pizzico di sale. Dopodiché ci manca solo, per finire gli ingredienti secchi, un cucchiaino di lievito. Diamo una giratina agli ingredienti e adesso passiamo agli ingredienti liquidi. Allora, abbiamo bisogno in tutto di 250 ml di latte, ma dato che noi ne sostituiremo un po' con il mazzara, ne metteremo un pochino di meno, circa 230 grammi. Aggiungiamo poi un uovo di galline allevate a terra. Mi raccomando, non prendete le uova di quelle allevate nelle gabbie, perché loro sono povere e soffrono molto, vero Orsi? Per adesso non mi stai aiutando tanto, ma vedrai che mettiamo l'uovo nel latte e mescoliamo. Una volta mescolato il latte con l'uovo, uniamo gli ingredienti liquidi agli ingredienti secchi. E intanto continuiamo a mescolare. Come dicevo prima, non c'è bisogno di mescolare tanto, perché anche se vengono dei grumi, poi si scioglieranno durante la cottura. Aggiungiamo i 2 cucchiai di mazzara. In realtà la prima volta che ho provato a fare i pancake è stato 2 giorni fa. E i primi 3-4 non è che sono stati molto carini, insomma. Speriamo che oggi vengano meglio. Allora, io intanto mi vado a lavare le mani. Orsi, finisci tu di impastare? Eccomi di ritorno, Orsi. Allora, vedo che è girato molto bene. Questo quindi è l'impasto dei pancake, come deve venire alla fine. Adesso andiamo a cucinarlo, Orsi? Andiamo. Eccoci qui, giunti all'ora della cottura. Allora, per prima cosa, accendiamo il fuoco e ci mettiamo una noce di burro, praticamente come si fa per le crepe, una noce di burro anche un po' di più se ci riesco, poi giù burro, aspettiamo che si scioglie un po' anche perché la padella deve prendere bene il calore, altrimenti non si cuociono. Ops.
Ho dato una coltellata a orsi. Allora, facciamo sciogliere il burro, poi ce ne mettiamo un po' di più, se riesco a tagliarlo. Eccolo qua. Forse ce ne vuole ancora un altro po'. Vabbè, adesso basta. Ok. E lo spargiamo con un po' di Scottex, in modo da distribuirlo più uniformemente e togliere anche un po' l'eccesso, altrimenti ci si alza tutto il colesterolo e diventiamo ciccioni, o meglio diventate tutti ciccioni come me. Questo lo possiamo buttare nel secchio. Bene, mettiamo quindi un paio di cucchiai di impasto. E aspettiamo un minutino che si cuocia da questo lato. Quando vedete che inizia a fare delle bollicine in superficie e che i bordi iniziano un po' a rapprendersi, è quasi giunta l'ora di girarla. Infatti, ecco qua. Adesso aspettiamo un altro minutino che si cuocia anche dall'altro lato. E poi lo metteremo in questo bellissimo piatto che ho comprato ieri apposta per i pancake. Allora, il nostro pancake è pronto, quindi lo mettiamo nel nostro piatto. Eccolo qua. Adesso, a parte se il vostro gatto non ve lo mangia, il pancake, potete ripetere l'operazione fino a terminare la pastella. Ci vediamo alla fine. Eccoci qua che abbiamo finito. Allora, quella che vi ho dato era la dose per 10 pancake, quindi vedrete solo 8 perché in realtà 2 me ne sono pappati mentre li stavo facendo. Adesso io ne tolgo un po' perché, dato che me ne sono già pappati 2, non ce la faccio a mangiarli tutti. Arrivati a questo punto potete condirli come meglio credete. Per esempio qui abbiamo un'ottima salsa alle more o lamponi, oppure dello sciroppo d'acero che ci è stata gentilmente offerta da mia sorella, che è stata in Canada. Andiamo sul classico e mettiamoci lo sciroppo d'acero, che delizioso. Questa è la fase più difficile di tutta la ricetta. Prendete lo sciroppo d'acero e versatelo sopra. Fase ancora più difficile: forchetta. Prendetevene un bel pezzo e buon appetito!